oggi le competenze sono troppo distribuite, una parte è di Roma, una parte è dello Stato, una parte è di altri enti, alla fine nessuno fa programmazione. Se io fossi sindaco vorrei che riuscissimo a utilizzare al 100% i nostri reperti, portandoli per esempio nelle periferie, aprendo musei nelle periferie, perché Tor Bella Monaca deve essere bella quanto il centro di Roma. Che si può fare in 5 anni e arrivare al 75% di raccolta differenziata. Come? Facendo quella cosa che tecnicamente si chiama chiudere il ciclo dei rifiuti, cioè prendere questa monnezza che noi produciamo e trasformarla da problema in risorsa economica. Suicidi, baraccopoli, spaccio di droga, prostituzione, non è che non le conosciamo le questioni, quindi si tratta di garantire gli strumenti minimi che consentano di non avere degrado e di non avere zone franche sul territorio della capitale. Bigliettaio è anacronistico, sarà pure anacronistico, ma risolve due problemi: mi fa pagare il biglietto e mi aumenta la sicurezza sui mezzi, perché c'è un problema di sicurezza sui nostri mezzi pubblici, la gente ha paura a prenderli, molte donne sole hanno paura a prenderli, molte donne con i bambini hanno paura a prenderli, gli autisti vengono malmenati e abbiamo visto scene di ogni genere. Siamo stati quella civiltà che ha magnificato, no, il mondo con le sue costruzioni, con i ponti, con le strade, con le sue consolari. Oggi abbiamo un sistema di strade che sembra sia stato bombardato dai meteoriti. La prima cosa da fare a Roma? Pulirla, perché Roma è un museo straordinario, però oggi è un museo tramutato in stalla. Ci sono grandi opere, ma su quelle opere camminano i piccioni, tra le statue e gli animali, il tetto è rotto. Allora non si tratta di pensare alla prossima mostra, alle luci colorate che vorremmo mettere, si tratta di riaprire il museo per i romani, per il mondo intero. Vogliamo cominciare dalle cose semplici, di buon senso, dal decoro, dalla pulizia, dalla riparazione del manto stradale, basta le baraccopoli. Nella città nella quale la bellezza è diventata un concetto millenario, noi non ci possiamo permettere lo schifo che vediamo ogni giorno. Questa è Roma e qui il rispetto delle regole deve valere per tutti. Vogliamo dire basta al commercio abusivo, dedicando a questo una specifica task force della Polizia Municipale. Vogliamo dire basta alle occupazioni abusive, perché spesso avvengono proprio a discapito di chi avrebbe diritto a una casa popolare. Vogliamo dire basta ai campi Rom, che sono delle vere e proprie zone franche, delle baraccopoli dove lo Stato non entra e può accadere di tutto. Vogliamo dire basta alle moschee abusive, perché a Roma già garantiamo la libertà e il diritto di culto e vuol dire che non c'è ragione di aprirsi una moschea in casa propria. Vogliamo combattere anche così il rischio del terrorismo. Vogliamo dire basta con i quartieri dello spaccio, con gli scippi, con l'accattonaggio soprattutto dei minori, perché la schiavitù è stata abolita centinaia di anni fa e vedere bambini trattati come schiavi che vanno a chiedere l'elemosina non è più tollerabile. Roma è la città che ha la più alta concentrazione di beni storico-monumentali del mondo, eppure solo 14esima nel flusso di turisti, superata addirittura da città come Antalya o Dubai.
Perché? Probabilmente perché siamo così abituati a vedere il bello che ci circonda da non essere riusciti a trasformarlo anche in una filiera produttiva. Ci sono tante cose che si possono fare. Crediamo che Roma debba gestire direttamente i propri beni culturali, partendo dall'area del Colosseo e dei Fori Imperiali, che in quel parco archeologico possa rivivere la Roma antica attraverso rievocazioni storiche, che la notte Roma possa essere illuminata per far scoprire ai romani com'era 2000 anni fa. Crediamo che si possano dare in gestione i siti culturali minori ai privati, perché si passi da una gestione conservativa dei beni monumentali a una sua fruibilità, la possibilità per tutti di vivere quei luoghi. Noi abbiamo un grande patrimonio, non lo sappiamo utilizzare, ma se lo utilizzassimo adeguatamente, Roma potrebbe vivere soprattutto di questo. C'è un modo solo per diminuire il traffico a Roma ed è far funzionare il servizio del trasporto pubblico e convincere i romani a non prendere l'auto privata. Così diminuisce il traffico e noi non ci buttiamo ore ogni giorno. Bisogna completare la metro C, bisogna completare i progetti per portare più avanti le altre linee, bisogna investire sui tram, sulle linee express, sull'aumento delle tratte e della frequenza degli autobus. Come si fa? Amministrando meglio ATAC e utilizzando le risorse che noi risparmiamo, per esempio con una lotta serrata all'evasione, alla manutenzione dei mezzi e a far avere più mezzi in circolazione. Come si combatte l'evasione? Tornelli non scavalcabili nelle metropolitane e il ritorno del bigliettaio sull'autobus, che ci aiuta a centrare due obiettivi, quello di combattere l'evasione fiscale e quello di avere maggiore sicurezza sui mezzi. Spesso le chiamano periferie, ma ci vive ormai più della metà dei cittadini di Roma. Allora non ci sono le periferie e il centro, c'è Roma. E bisogna trattarla tutta alla stessa maniera. Noi sogniamo che Tor Bella Monaca possa essere bella quanto Trastevere. Sogniamo quartieri nei quali la gente possa avere tutto, indipendentemente da quanto sono distanti dal raccordo anulare. Nelle cosiddette periferie vogliamo portare l'illuminazione, la sicurezza, la banda larga. Vogliamo programmi di sostituzione edilizia, demolire il brutto per costruire il bello. Vogliamo portare in periferia le migliaia di reperti della Roma antica che giacciono negli scantinati delle nostre soprintendenze, aprire anche lì dei musei, perché i cittadini di quelle zone non debbano più sentirsi cittadini di serie B. Una volta si diceva che tutte le strade portano a Roma, e probabilmente è ancora così, solo che la qualità del nostro manto stradale è tragica e noi non possiamo più accettare il dissesto che viviamo ogni giorno. È la ragione per la quale nella mia amministrazione ogni risorsa risparmiata verrà destinata alla qualità delle strade di Roma. Vogliamo coprire le buche, vogliamo controllare come si fanno i lavori, vogliamo che chi fa male quei lavori li rifaccia a spese sue e vogliamo mobilitare risorse private, chiedere ai grandi marchi magari di sponsorizzare loro il rifacimento di una strada in cambio di pubblicità. Si può fare, si può restituire a Roma un manto stradale alla sua altezza. Vogliamo trasformare Roma da città piena di sporcizia a capitale dei rifiuti zero. In 5 anni si può arrivare al 75% della raccolta differenziata, facendo pagare la tassa dei rifiuti non più sulla metratura della casa nella quale abiti, ma sulla quantità di rifiuti indifferenziati che produci. Significa che più differenzi e meno paghi di tasse. Così potremo chiudere il ciclo dei rifiuti, trasformare quella spazzatura che differenziamo in una filiera produttiva, cioè in una fonte di ricchezza, togliere i cassonetti dalla strada e riempire la città di cestini multimateriale, perché ogni romano sappia dove può gettare un pezzo di carta se vuole farlo, ma sia chiaro che se poi lo getta a terra, beh allora le multe fioccheranno e saranno salate, e se non si avranno i soldi per pagarle si pagherà pulendo con le proprie mani. Vogliamo una Roma che sia autenticamente sociale, che rimetta al centro la famiglia. Vogliamo applicare il quoziente familiare che tiene conto nell'accesso ai servizi sociali della composizione del nucleo familiare. Vogliamo che nessuna famiglia, nessuna donna sia più costretta a dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter lavorare, con un sistema estremamente ampio di asili nido per cui azzereremo le graduatorie e le richieste. Vogliamo un servizio che migliori la qualità complessiva, dando ai cittadini un voucher che possono spendere nelle strutture che sembrano loro migliori, per mettere in concorrenza una struttura con l'altra. E vogliamo quella che chiamiamo la preferenza,
dei romani, e cioè dare la priorità nell'accesso ai servizi sociali a chi risiede nel comune di Roma da almeno 5 anni, per evitare che i romani siano sistematicamente superati nelle graduatorie da chi è appena arrivato. La prima cosa che mi piacerebbe fare in questa città è far ricordare ai suoi cittadini dove vivono. Sembra che a Roma le regole le debbano rispettare solo i cittadini comuni, e questo è quello che deve finire. Noi non possiamo tollerare l'illegalità e tutto quello che abbiamo visto in questi anni, perché questa è Roma.